Oh, bella raga, buongiorno, anzi ormai buonasera direi, sono le 4 e un quarto. Come state? Tutto bene? È un po' che non si fanno video en voiture, sulla macchina, nella macchina. Volevo affrontare oggi un discorso con voi un po' delicato, un po' particolare. È un po' che non faccio questo genere di video, ma più che altro per il motivo per cui quando rientro a casa vado abbastanza in fretta e ho poco tempo per parlarne, però siccome è un argomento molto attuale e a mio avviso molto toccante, ho pensato di discuterne proprio per il fatto che può riguardare tutti noi, dal più grande al più piccolo, dal genitore al bambino. E sto parlando del caso di TikTok e della bambina che si è praticamente suicidata. Ne stanno venendo fuori altri di casi e è un argomento, ripeto, molto delicato. È difficile dare colpe, ok, ai genitori, piuttosto che alla piattaforma, piuttosto che alla bambina stessa. Insomma, sono, ripeto, argomenti molto sensibili e non è mai facile parlarne anche liberamente, ma da genitore e da ragazzino che è cresciuto comunque con la tecnologia, non fin da piccolo, ma mi sento in dovere e in diritto di parlarne, perché vorrei farvi sapere cosa ne penso e magari, chissà, nei commenti qua sotto fare una piccola discussione, sapere insomma cosa ne pensate. Allora, a mio avviso, dare un cellulare a un bambino così piccolo, che sia per motivi di studio, perché sia per motivi di sicurezza, perché il bambino esce, no? I genitori sono apprensivi, non sanno dov'è, con un telefono si sentono più sicuri, insomma c'è un, credo, un minimo di età per cui dare un telefono in mano. In più c'è un minimo di età, questo per legge, per creare un account su una piattaforma social che può essere Facebook, TikTok o altro. Quindi ci sono già delle regole ben precise, che poi siamo capaci di violarle, ok? Perché il bambino utilizza il telefono del genitore e quindi l'account lo crea su un telefono che non ha limiti di età, non ci sono blocchi, oppure perché semplicemente è sgamato, perché i suoi amici gli dicono come fare, eccetera. Non è tanto il fatto che siano presenti regole, quanto il fatto che non sia presente il genitore. Il genitore deve stare sempre a fianco del bambino quando utilizza social media, quando utilizza la tecnologia, perché va spiegata, ok? Potete dare in mano un mitra a un bambino, ok? Anche se ci sono bambini nel mondo che sono capacissimi di usare un mitra, ok? Questo non significa che sia giusto. E soprattutto, se gli date in mano un cannone o un mitragliatore, gli dovete spiegare come funziona, ok? Al di là del fatto che non glielo dovete dare. La stessa cosa vale per il telefonino e per i social media. Voi dovete stare a fianco a vostro figlio, ma penso che queste cose, chi è all'interno della mia community, che sia Twitch, YouTube o i social media, io so che è gente che ha una testa tanta, che ha la testa sulle spalle, che sono persone mature, perché lo vedo quando chiacchiero con voi, ma può anche succedere che ci sia qualcuno che non se ne renda conto, che dice vabbè, tanto è il telefonino, mio figlio gioca, mio figlio guarda i video di YouTube. Anch'io penso la stessa cosa di mio figlio, non ho il controllo totale su quello che fa sul tablet piuttosto che sul telefonino, ma so per certo qual è il rapporto che ho con lui, so che cosa vede e che potete sempre recuperarlo dalla cronologia,
so che cosa fa, so che cosa non fa perché non conosce. E comunque è fondamentale che con vostro figlio abbiate un dialogo, e soprattutto è fondamentale che voi siate a fianco a lui, ripeto, quando crea un account, se ha l'età giusta per farlo, perché gli dovete spiegare come funziona, dovete spiegargli quali sono i rischi, ok? Perché è pieno di gente che è in grado di catturare l'attenzione di vostro figlio o vostra figlia, spacciandosi per chi non è, ok? Come ha detto qualcuno, non mettete vostro figlio, lo lasciate uscire di casa così, piccolo e senza difese, in mezzo alla città, ok? Gli dovete spiegare come tornare a casa, gli dovete spiegare quali sono le persone a cui lui può rivolgersi senza avere paura, forze dell'ordine, eccetera, giusto? Cioè, queste cose qua io penso che siano la prassi quando un bambino si affaccia nel mondo dei social media, nel mondo dei telefonini, dei tablet e via discorrendo. Può capitare, può capitare che mentre uno sta guardando un video capiti qualcosa di non appropriato, fuori luogo, eccetera. Lo si spiega. Oppure quando state vedendo voi un film e a un certo punto c'è una pubblicità di un film che fa paura. A me è successo, io ho avuto subito l'abitudine di girare canale o di, come dire, insomma, far capire che c'era qualcosa che non andava invece di spiegargli chiaramente cosa stava succedendo. Di conseguenza mio figlio ha sviluppato una specie di paura per cui quando un film finisce o una serie finisce, insomma, sta guardando qualcosa e finisce, spegne subito il televisore, manco i titoli di coda quasi. È una paura che gli ho generato io, sbagliando a non fargli capire che non c'è nulla di male se un film finisce e c'è una pubblicità che di una serie, di un cartone, di qualcosa che non va bene per lui. Gli si spiega, ok? Da te che, per esempio, il famoso, non era un meme, insomma, quella specie di giochino dove c'era Momo, credo che si chiamasse, la bambina, o insomma quella specie di creatura tutta deformata, eccetera. Credo che fosse una bambina che si fosse alterata con Photoshop, insomma con qualche altro software, e faceva girare questa foto dicendo se venite contattati bla 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 da questa figura, insomma un po' alla Final, cos'era? No, alla Final Destination, al film, come si chiamava il film dove quando vi chiamavano poi tiravate le cuoia? Scream, no? Venivate chiamati, poi tiravate le cuoia, guardavate la cassetta di The Ring, guardavate la cassetta e poi il giorno dopo tiravate le cuoia. È fondamentale che voi parliate con i vostri figli, è fondamentale che i ragazzi discutano perlomeno delle cose importanti con i propri genitori. Ci sono tanti ragazzi qua sulla community e io con mio figlio ho instaurato un discorso molto ho fatto un discorso molto chiaro e aperto. Io sono suo amico, oltre ad essere un genitore sono suo amico. Poi lo sappiamo tutti che i bambini, e quando diventano più poi adolescenti, nascondono certe cose e preferiscono parlarne con gli amici piuttosto che con i genitori. Ma è fondamentale che vostro figlio sappia che su di voi può contare per qualsiasi cosa, per qualsiasi problema che lui non è in grado di risolvere perché è più grande di lui. È fondamentale che abbia voi come punto di riferimento, ok? E non l'amico, d'accordo? Va bene, basta. Credo di avervi fatto un mappazzone così, però io penso che quello che è successo sia molto legato al fatto che non ci sia stata comunicazione tra genitori e figlia. Io in casa mia le porte non sono mai chiuse, nessuno può chiudersi in bagno, nessuno può fare cose senza che gli altri sappiano che cosa sta succedendo,
dove sono le persone, che cosa stanno facendo in quel momento. E non lo so, magari è troppo, come dire, troppo alla comune, no? Se uno vuole la propria privacy, se ne va in camera, ok? Ma non ci sono chiavi che chiudono le porte, ok? Mai. Va bene, detto questo, mi stanno chiamando, perfetto, quindi io saluto tutti e noi ci vediamo in un prossimo video su dalla macchina. Oh, vedremo. Vi saluto, alla prossima, bella!